Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 122 di Dragon Ball Super. Ragazzi, la scorsa volta non è uscito l'episodio non perché non lo potevo far uscire io, ma proprio perché non è uscito. Infatti oggi siamo nella recensione dell'episodio 122 che è uscito giorno 7, questa domenica, che sarebbe per voi ieri, dato che questo video lo sto facendo uscire lunedì alle 14, perché se avete visto il video di ieri, dove spoileravo la trasformazione nuova di Vegeta, sapete che, quindi ho caricato quel video e oggi sto caricando questo, dato che il lunedì, diciamo, ho un bel po' di seguito in questi video e quindi dai, proviamo a caricare lunedì. Ragazzi, questa sarà veramente una recensione spoglia di significato perché non, veramente ragazzi, non c'è niente da dire. Visivamente spettacolare, ragazzi, veramente bella. Dei disegni, animazioni vabbè, nella norma, ma dei disegni ragazzi. Cioè, nei combattimenti, se tu stoppi così in un punto a caso del combattimento, i disegni sono fatti bene. Non è, cioè, tu stoppi e il disegno è un disegno normalissimo, non è tipo tutto allungato che sta per muoversi. Cioè, ogni disegno è stato fatto alla perfezione. Non so chi ci ha lavorato. Però gli faccio veramente i miei complimenti perché è una cosa di assurdo. È probabilmente l'episodio con i disegni più belli che abbiamo mai visto in Dragon Ball Super. Non contando delle animazioni, perché ricordiamo per esempio gli episodi, quelle dove viene sconfitta Caulifla che ha delle animazioni incredibili, Anilaza che ha ancora animazioni incredibili, ma in ambito di disegni, ragazzi, abbasso le mani. Questo episodio ha vinto tutto. Allora ragazzi, la recensione in sé per sé si può stringere in questo modo. Fino a 8 minuti e 30 non succede niente. C'è solo il vento e i primi piani dei personaggi che stanno per combattere. E basta, ed è solo questo. Fino a 8 minuti e 30, vabbè, magari gli togli la sigla, gli togli Goku che dice l'anticipazione dell'episodio, mettiamo che gli togli 2 minuti. Però 6 minuti dove non succede niente. L'unica cosa che succede è che gli spalti vengono rimpiccioliti, come potete vedere, in un piccolissimo spazio vitale, veramente. Sono tutti uniti, tutti i signori che sono rimasti, che sono 6, perché sono 4 quelli che non hanno partecipato, e i 2 rimanenti, ovviamente. E tutti e 12 gli angeli, e ovviamente i combattenti del settimo e dell'undicesimo universo, che sono stati eliminati. Dopodiché l'episodio si ferma. Perché Goku attacca Jiren, Vegeta attacca Jiren, Vegeta si mostra come un personaggio veramente forte, perché riesce a colpirlo ben 2 volte, e soprattutto la prima volta lo riesce a colpire, dato che riesce a prevedere i suoi colpi. Ragazzi, ultra istinto, abbiamo finito qui. E infatti lo dice anche Whis, lui sta cercando di raggiungere l'ultra istinto di Goku. Però ovviamente Jiren è troppo forte, e lo ramazza a terra e addirittura lo sta per fare cadere, ma Vegeta si riprende e gli sferra un attacco che ne parleremo dopo. Per gli altri il torneo continua ovviamente e infatti abbiamo Gohan e numero 17 che combattono contro Toppo. Non se la cavano male, come potete vedere qua addirittura Gohan è molto molto deciso e determinato a sconfiggerlo, ma ovviamente Toppo non si fa niente. Mi dispiace Gohan, ma se non sei a livello di Toppo, potresti sconfiggere Dispo, ecco questo sì. Però a Dispo è toccato Freezer, che diciamo se la cava abbastanza bene, ma Freezer è troppo ingenuo, crede veramente di sapere qualsiasi cosa, e infatti lui gli fa la tecnica dello sdoppiamento del corpo, e Freezer dice, oh, con un trucchetto del genere mi vorresti eliminare, lo sta per colpire dietro alla schiena, e lui gli afferra il braccio con la coda, e lui dice, oh, è molto comoda la coda, però fa prendere dalla presunzione, e Dispo ovviamente gli prende la coda e lo distrugge, lo manda contro le pietre, gli scarafascia la faccia nelle rocce, una cosa assurda e incredibile. Beh, mi è piaciuto abbastanza. E ritorniamo ovviamente a Vegeta, sta per essere sconfitto, sta per essere buttato, però lui dice, io sono un Saiyan, sono troppo forte, sono troppo orgoglioso. E girano ovviamente per farlo ancora magari di più arrabbiare, dice, no, ma scusa, voi Saiyan fate schifo, tu non sai fare niente, vattene a casa.
E ovviamente, appunto, nell'orgoglio a Vegeta, e Vegeta spara un Final Flash che non è di qui, proprio incredibile. Addirittura Belmod, il signore della distruzione dell'undicesimo universo, si stupisce, e addirittura Toppo dice che forse Jiren ha subito dei danni, quindi addirittura stiamo parlando di cose esorbitanti. E vediamo il corpo di Jiren a terra. Ma un secondo dopo troviamo Jiren di fronte a Vegeta, gli spara tipo una specie di onda d'energia che gli consuma tutta l'energia e lo uccide quasi, dato che Jiren non è così stupido da uccidere un nemico, però diciamo lo sfinisce in modo che non si può più rialzare. Però dalle anticipazioni ovviamente vediamo che si rialza e ragazzi si traduce solo in questo frame che vi ho fatto vedere anche nel breve video di ieri, dove troviamo questo Vegeta con questa capigliatura e questa aura di un blu elettrico accesissimo. E in questa, diciamo, non ho notato bene gli occhi ad ultra istinto, come invece si notano nella ending nuova che è uscita, dove si nota veramente l'occhio a ultra istinto, quindi con tutte le varie parti dell'occhio c'è la parte nera e un piccolo riflesso, quindi ovviamente occhio identico all'ultra istinto. E non l'ho detto ieri, ma lo dico oggi. Inoltre, in questa immagine notiamo anche Goku che è ultra istinto con i capelli normali. Ragazzi, mi sa che siamo molto vicini a quella forma rossa, perché diciamo è come se avesse iniziato a padroneggiare l'ultra istinto come una mera e pura tecnica e non come forma. Quindi, usando tutto questo potenziale, magari volendo raggiungere una forma simile a quella che ha raggiunto Vegeta, raggiunge la forma o rossa della opening che vediamo da tipo 50 episodi. Io voglio quella forma, appena me la darete io smetterò di fare video. No, no, vabbè, no. Non fino a questo punto. Ragazzi, l'episodio di oggi finisce così, con una recensione veramente breve. Perché in verità non c'è molto da parlare e Vegeta ci prova e probabilmente dirà il suo. Gli altri combattono normalmente. Niente, cose divertenti in questo episodio non ce ne sono molte perché si lascia tutto al combattimento e i primi 6 minuti dove non si fa niente, veramente ci sono rimasto male perché veramente. Arrivati ancora a 8 minuti e 30 non era successo niente. Però dai, spero nel prossimo episodio che sia veramente un episodio fantastico, ragazzi. Il prossimo episodio, dove vedremo Vegeta trasformarsi, sarà veramente bello. Almeno lo spero. Vi ricordo di passare dal nostro canale YouTube e andare a vedere i nostri altri video di me e Francesco. In questo periodo ci state aiutando tantissimo, gli iscritti stanno salendo, le visualizzazioni pure. Noi vi ringraziamo veramente tantissimo. Passate dalla nostra pagina Facebook e dal nostro blog. E per oggi è tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!